Buonasera a tutti, siamo qui per un altro appuntamento del ciclo I racconti dell'arte 2021 dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, ciclo di incontri con personalità di spicco del mondo della cultura, artisti, studiosi, curatori e così via. E sono particolarmente felice oggi di dare il benvenuto a Marcella Marongiu, che non è solo una illustrissima studiosa michelangiolesca, e non solo michelangiolesca, ma è anche una cara amica. Marcella ci parlerà oggi di un tema tra i più appassionanti e dibattuti di tutta la storia dell'arte, il non finito di Michelangelo. E prima di lasciare a lei la parola, procedo alla presentazione, alla sua presentazione. Porto anche un saluto del direttore dell'Accademia, Luciano Massari, che comunque si affaccerà appena altri impegni glielo consentiranno e quindi interverrà anche lui direttamente. Marcella Marongiu si è laureata in storia dell'arte all'Università di Cagliari e poi si è specializzata e dottorata all'Università di Siena. Ha studiato l'iconografia dei soggetti classici nel Rinascimento, producendo lavori per il catalogo della mostra sul mito di Ganimede prima e dopo Michelangelo, e il volume dedicato al mito di Fetonte nel Rinascimento, i Paterni, nel 2008, nonché diversi saggi, interventi a convegni. E si è poi parallelamente interessata allo studio di Michelangelo, sia in riferimento appunto all'arte classica e all'interpretazione dei soggetti mitologici, sia in relazione all'influenza di Michelangelo sull'arte del Cinquecento. Le sue ricerche sono state pubblicate in occasione di diverse mostre importanti, tra cui Daniele da Volterra, amico di Michelangelo, nel 2003, Giovanni Battista Moroni, 2004-5, Vittoria Colonna e Michelangelo, sempre 2005, Vasari, Gli Uffizi e il Duca nel 2011, Rinascimenti eccentrici, Dosso Dossi al Castello del Buon Consiglio a Trento nel 2014. Di recente ha curato e scritto la magna pars dell'importante volume Michelangelo e la maniera di figure piccole, 2019. Dal 97 lavora ed è una colonna portante di Casa Buonarroti, questa meravigliosa istituzione culturale e museale che ha sede a Firenze. E ha inoltre svolto lezioni e seminari con le università di Cagliari, Siena, Roma Tor Vergata, Genova, Pavia, Liegi, Villa Aitatti e la University of Pennsylvania. Dal 2012 al 2015 ha insegnato presso il Marist College, Istituto Lorenzo de' Medici, con cui continua a collaborare, e lavora attualmente a una biografia su Tommaso dei Cavalieri, personaggio strettamente legato a Michelangelo, come credo poi oggi ci dirà. E sull'argomento ha pubblicato diversi saggi, tra cui Vasari e le amicizie di Michelangelo, dalla Torrettiniana alla Giuntina, attraverso Condivi, Tommaso dei Cavalieri nella Roma di Clemente VII e Paolo III, i disegni di Michelangelo per Tommaso dei Cavalieri, Tommaso dei Cavalieri, Marcello Venusti e i cartonetti di Michelangelo, e Nuova luce su Michelangelo, oblio e riscoperta di Tommaso dei Cavalieri, Tommaso dei Cavalieri e l'eredità di Daniele da Volterra, Michele Alberti e Jacopo Rocchetti nel Palazzo dei Conservatori nel 2020, quest'ultimo. Per cui, dopo questa sintetica presentazione, io cedo la parola a Marcella Marongiu e la ringrazio tantissimo per essere qui con noi oggi. Grazie Gerardo per questa generosissima presentazione e per l'invito a parlare appunto nella vostra prestigiosa istituzione che per me appunto ha un valore aggiunto perché
come dire, una istituzione che è identità di una città che tanto è legata alla storia di Michelangelo e quindi un pochino di riflesso anche alla mia. Quindi è veramente un piacere per me essere qui, vi ringrazio e ringrazio le tantissime persone che si sono collegate e che ci seguiranno, spero di non deludere le loro e le vostre aspettative. E quindi insomma partirei subito e prima di entrare proprio nel fuoco della questione ci tengo a dire che ho scelto questo argomento proprio perché dovevo parlarne in una sede che ha la formazione come suo obiettivo principale. Il mio intervento sarà soprattutto concentrato sui problemi del metodo e mi sembra importante appunto parlare di metodo prima di tutto agli studenti e poi chiaramente a chi vorrà continuare a seguirci, anche perché rispetto a questi grandi nomi, Michelangelo, ma non solo, si è portati a pensare che tutto sia già stato detto. Non solo tutto non è stato detto, ma purtroppo ci portiamo dietro le spalle, insomma, un bagaglio di pregiudizi che, come dire, condizionano non solo la nostra visione dell'artista, ma anche il nostro metodo di lavoro. Per cui so che mi, come dire, verranno addosso un sacco di maledizioni perché andrò a scardinare proporre di scardinare qualcuno di questi dogmi della storia dell'arte poi molto più recente di quello che si possa pensare, niente, ora lancio il sasso nella palude, poi chi vorrà contestare o fare domande sarà il benvenuto. Dunque, quello del non finito di Michelangelo è per noi un dogma. Senza andare a toccare gli studi specialistici, tutti i manuali di storia dell'arte sui quali le nostre generazioni si sono formate, indistintamente ce lo presentano come un dato di fatto. Citiamo dai più diffusi l'Argan a proposito delle allegorie del tempo della Sagrestia Nuova. E proprio in quelle figure, poste in equilibrio instabile sui coperchi ricurvi dei sarcofaghi, si fa più insistente il non finito. Sono scabre le basi, ma sono scabre anche alcune parti delle figure, per esempio il volto del giorno. Perché la sostanza del tempo è ambigua. Da un lato domina il destino dei mortali, dall'altro è l'eternità stessa. Perciò il non finito invade a tratti, per frammenti, le forme, in altre parti levigate fino ad essere specchianti. È come una scorza terrena da cui le figure non si sono ancora totalmente liberate. Bairati Finocchi a proposito dei prigioni per la tomba di Giulio II. Si capisce così come il cosiddetto non finito sia tutt'altro che incompiutezza. Non si può immaginare di eliminare, rifinendo idealmente le statue michelangiolesche, le parti ancora scabre o appena gradinate, poiché esse sono componenti sostanziali dell'immagine. Adorno a proposito del San Matteo. San Matteo stesso è incompiuto, ma fino a che punto lo è veramente? Certo, è un abbozzo che reca in sé però tutti i caratteri michelangioleschi. Anzi, è una statua che più di altre ci permette di studiare la concezione originale del grande scultore. È incompiuta per ragioni oggettive, ma d'ora in poi quasi tutte le sue statue lo saranno, non per incontentabilità o peggio per superficialità, ma al contrario per una scelta dell'autore. Il non finito michelangiolesco ha un significato preciso. Il blocco sbozzato lascia solo intravedere l'immagine che l'artista viene liberando dalla materia. L'idea è compiuta, l'idea compiuta è irraggiungibile perché è eterna. L'uomo può soltanto lottare per tendere verso quella meta, ma è cosciente dell'impossibilità per lui, finito, di giungere all'infinito.
Bertelli, Briganti, Giuliano, sempre a proposito del San Matteo. L'incompiutezza del San Matteo, anziché un limite, appare come una significativa anticipazione delle future opere michelangiolesche, in cui l'artista lascerà deliberatamente alcune zone indistinte accanto ad altre più finite. Il principio tecnico-stilistico del non finito è connesso con la visione filosofico-religiosa di Michelangelo, che concepisce l'attività artistica non più come un processo conoscitivo, ma come un impegno etico di tutto il suo essere. Infine, il crico di Teodoro Arancione, a proposito del giorno della Sagrestia Nuova. Ha molte parti lasciate allo stato di abbozzo, specie la testa. Non si tratta di abbandono o rinuncia da parte dell'artista a concludere la statua motivata da cause esterne, ma della precisa volontà di lasciarla in tale condizione. Il cosiddetto non finito, riscontrabile anche in numerose altre opere scultoree di Michelangelo, è dunque un mezzo, assai vicino al gusto moderno, di cui l'artista volontariamente, e scrivo nel testo, non è mio, ci tengo a precisarlo, volontariamente si serve perché proprio dal contrasto tra parti finite e non finite, e le gradazioni di non finitezza sono diverse, scaturiscano il fascino e l'intensità espressiva delle sue realizzazioni. Mi sembra evidente una sostanziale uniformità di approccio al non finito di Michelangelo in questi manuali, pur così diversi per impostazione e cronologia. Lo stato di non finito di molte delle sculture di Michelangelo è interpretato non tanto come un dato formale, come una scelta estetica, ma come l'esito visibile di una concezione filosofica che vedeva nell'opposizione tra finito e non finito delle sculture l'espressione tangibile di quella metafisica tra finito e infinito. Ho esordito dicendo che il non finito di Michelangelo è un dogma, ovvero, come da definizione dello Zingarelli, proposizione o principio tenuto per verità incontrastabile. Forse sarebbe più corretto definirlo un assioma, cioè, sempre da definizione dello Zingarelli, affermazione che è superfluo dimostrare perché palesemente vera. Infatti, se guardiamo alla battaglia dei centauri di Casa Buonarroti, al giorno della Sagrestia Nuova, ai prigioni della Galleria dell'Accademia o alla Pietà Rondanini, il non finito ci appare una caratteristica appunto palesemente vera e perciò superflua da dimostrare. Non è neppure da dimostrare il fatto che queste opere siano state eseguite dalla mano di Michelangelo. Ma il punto è un altro. Oltre alla mano ci sono anche l'idea, la volontà di Michelangelo? Arriveremo a formulare una risposta per questa domanda alla fine del nostro incontro. È infatti necessario tornare alle fonti, ai documenti, per analizzare la questione in un'ottica storica e libera da bandiere ideologiche. Quando a Firenze giunse notizia del peggioramento delle condizioni di salute di Michelangelo, ormai vicino alla ragguardevole soglia degli 89 anni, Cosimo I de' Medici incaricò l'ambasciatore a Roma, Averardo Serristori, di sorvegliare l'artista e i movimenti delle sue opere, al fine, ovviamente, di esercitare una sorta di diritto di prelazione sull'eredità artistica del Buonarroti, che si identificava con quella del Ducato fin dall'anno precedente, quando fu fondata l'Accademia delle Arti del Disegno e Cosimo I ne fu nominato patrono, mentre Michelangelo ne divenne guida, padre e maestro. Michelangelo morì il 18 febbraio 1564. Il 19, il giorno dopo, il Serristori inviò una lettera al Duca per aggiornarlo sugli avvenimenti che avevano seguito la morte di Michelangelo. Illustrissimo ed eccellentissimo signor mio servandissimo, avendo scritto iersera all'eccellenza vostra per doppie mie quanto tenevo degno della notizia sua, non mi occorre per questa dirle altro, salvo che la morte di Michelangelo Buonarroti,
il quale si morì questa notte passata per resoluzione, e questa mattina, come avevo ordinato, vi mandò il governatore l'inventario di tutte le robe che vi si trovò, che furono poche e manco disegni. Né mancherà ancora il governatore di fare esaminare i suoi di casa per vedere se fussi stato trasportato cosa alcuna. Il che non si crede, perché quanto a disegni dicono che già abbruciò ciò che aveva. La lettera costituisce la base per un passo della biografia giuntina di Michelangelo. Scrive infatti Vasari: ha avuto l'immaginativa tale e sì perfetta che le cose propostosi nella idea sono state tali con le mani per non poter esprimere sì grandi e terribili concetti. Ha spesso abbandonato l'opere sue, anzi ne ha guasto molte, come io so che innanzi che morissi di poco abbruciò gran numero di disegni, schizzi e cartoni fatti di man sua, a ciò nessuno vedessi le fatiche durate da lui e i modi di tentare l'ingegno suo, per non apparire se non perfetto. Questo passo è assai celebre e spesso citato, di solito per documentare l'ansia dell'artista, ormai vecchio e già oggetto di 3 biografie, di gestire in prima persona la memoria di sé e del suo operare artistico. In realtà, questa ansia di perfezione che portava Michelangelo ad abbandonare e, quando possibile, distruggere ciò che non fosse perfetto, appare una costante della sua lunga carriera. Resta documentazione, infatti, di un suo ordine ai collaboratori di bruciare tutti i cartoni presenti nella casa romana, dato all'inizio del 1518 ed eseguito solo parzialmente, come si evince da una lettera di Leonardo Sellaio a Michelangelo. Sono stato a casa e sono portato via quanto legname vera, bene credo sia con vostro consentimento, pure ve ne avviso. E dicono avverearsi tutti quei cartoni, ma non credo di tutti. Dogomi, ma la volontà vostra sta a eseguire. Abbastanza frequenti dovettero essere i roghi negli anni seguenti. Se nel gennaio 1538 Pietro Aretino chiedeva al principe della scultura e della pittura un pezzo di quei cartoni che solette donare fino al fuoco. Dunque, per quanto possa apparire strano, dopo secoli di critica d'arte e di pubblicazioni divulgative che hanno posto l'accento sul non finito, l'idea di perfezione in Michelangelo passava essenzialmente per il significato etimologico del verbo latino perficere, ovvero portare a termine, finire. Uno dei segnali più chiari e inequivocabili di ciò, come ha ben dimostrato Michael Hirst in un suo saggio del 1997, è il testo della Vita di Michelangelo Buonarroti di Ascanio Condivi, pubblicata nel 1553, offrendo al lettore notizie derivate dal racconto di Michelangelo. In questo racconto, infatti, sono ricordate soltanto le statue concluse e passano sotto silenzio tutte le incompiute, dai prigioni per la tomba di Giulio II alle allegorie del tempo della Sagrestia Nuova. Secondo Hirst, Condivi ha omesso deliberatamente molte delle sue opere non finite, proprio perché non finite. Qualunque cosa vogliano vedervi i moderni ammiratori del non finito, per l'artista queste opere costituivano un fallimento. Lo studioso ha ripreso il concetto nel suo lavoro di congedo, la prima parte della biografia di Michelangelo, uscita nel 2011. Una recente rilettura di un passo della Vita giuntina del Buonarroti, proposta da Francesco Cagliotti nel 2018, rafforza l'idea che per i contemporanei di Michelangelo le opere da inserire nel suo catalogo fossero essenzialmente quelle finite. Per Michelangelo la compiutezza formale passava anche per la scelta dei materiali, testimoniata per esempio dai lunghi mesi passati nelle cave di marmo.
ma anche dall'abbandono di sculture già in avanzato stato di lavorazione, come la Pietà Bandini o il Cristo commissionato da Metello Vari per la chiesa romana di Santa Maria sopra Minerva, di cui Michelangelo eseguì la seconda versione, questa che vediamo, definita dal Vasari figura mirabilissima, senza richiedere un ulteriore compenso, senza richiedere il pagamento di un altro blocco di marmo, e in un momento particolarmente denso di impegni, dato che l'artista lavorava contemporaneamente alle sculture per la Sagrestia Nuova di San Lorenzo e per la tomba di Giulio II. Diversamente dal Condivi, il cui obiettivo era essenzialmente biografico, nelle due vite di Michelangelo, Giorgio Vasari alternava la narrazione dei fatti con ampi e densi passaggi riservati a considerazioni stilistiche. Il testo, soprattutto nella sua seconda redazione, offre ampia testimonianza del fatto che per ogni opera portata a termine dall'artista, la raffinata finitura fosse, insieme alla straordinaria originalità dell'invenzione e al vittorioso competere con i modelli classici, uno degli elementi fondamentali del suo apprezzamento. Il Cupido dormiente, grande quanto il naturale e finito, fu giudicato per cosa bella, al punto da essere ritenuto opera antica. La Pietà di San Pietro è considerata uno dei vertici assoluti dell'arte dal Vasari, tanto da affermare: alla quale opera non pensi mai scultore né artefice raro poter aggiungere di disegno, né di grazia, né con fatica poter mai di finitezza, di pulitezza e di straforare il marmo tanto con arte quanto Michelangelo vi fece, perché si scorge in quella tutto il valore e il potere dell'arte. Del David marmoreo si lodano misura e bellezza con le quali la scultura fu condotta a ultima perfezione. Nel Tondo Doni, Michelangelo con tanta diligenza e pulitezza lavorò questa opera, che certamente delle sue pitture in tavola, ancora che poche siano, è tenuta la più finita e la più bella opera che si trovi. A proposito della decorazione della Volta Sistina, Vasari non ha mancato di riportare le lamentele di Michelangelo per le pressioni fateli da Giulio II, che obbligò l'artista a svelare l'opera senza che la potessi finire come avrebbe voluto, a modo suo. Le parti mancanti, è importante, credo, sottolinearlo, sarebbero state prettamente decorative. Stando al biografo, infatti, Michelangelo avrebbe voluto finire l'opera a secco, utilizzando l'azzurro ultramarino e l'oro, secondo l'usanza quattrocentesca. Per quanto riguarda la tomba di Giulio II, Vasari nell'edizione giuntina ricorda che delle 40 statue previste nel primo progetto, Michelangelo lasciò 4 statue finite e 8 abbozzate. Le 4 finite cui si riferisce sono i 2 prigioni ora al Louvre, la Vittoria di Palazzo Vecchio a Firenze e il Mosè, l'unica che trovò collocazione nella versione finale del monumento. Su questa scultura affermava: finì il Mosè di 5 braccia di marmo, alla quale statua non sarà mai cosa moderna alcuna che possa arrivare di bellezza, e delle antiche ancora si può dire il medesimo. L'apprezzamento del Vasari non ha escluso naturalmente le opere lasciate incompiute, ma sempre e comunque nella chiara distinzione da lui effettuata tra opere finite e opere non concluse, mettendone in evidenza l'eccezionalità e senza mai introdurre il non finito come categoria estetica. Ciò è evidente nel suo giudizio sul San Matteo: la quale statua, così abbozzata, mostra la perfezione e insegna agli scultori in che maniera si cavano le figure dei marmi senza che venghino storpiate.
per poter sempre guadagnare col giudizio, levando del marmo e avervi da potersi ritrarre e mutare qualcosa. Nel giudizio sulla Madonna Medici, e ancora che non siano finite le parti sue, si conosce nell'essere rimasta abbozzata e gradinata, nella imperfezione della bozza, la perfezione dell'opera. E l'Apollo David per bacio valori lo condusse presso al fine, cosa rarissima, ancora che non sia finita del tutto. Infine la Pietà Bandini, opera faticosa, rara in un sasso e veramente divisa. Divina. E questa restò imperfetta e ebbe molte disgrazie. Nella narrazione di questo gruppo, Vasari tiene a ribadire che delle sue statue se ne vede poche finite nella sua virilità, che le finite affatto sono state condotte da lui nella sua gioventù. Le altre, dico, sono state imperfette e sono molte maggiormente come quello che osava dire che se si avesse avuto a contentare di quel che faceva, ne avrebbe mandate poche, anzi nessuna fuora, vedendosi che egli era ito tanto con l'arte e col giudizio innanzi, che, come gli aveva scoperto una figura e conosciutovi un minimo che d'errore, la lasciava stare e correva a manimettere un altro marmo. Ed egli spesso diceva essere questa la cagione d'aver fatto sì poche statue e pitture. Le 11 statue citate da Vasari sono il Bacco, la Pietà Vaticana, il David, il Cristo della Minerva, i duchi Giuliano e Lorenzo, l'Aurora e la Notte della Sagrestia Nuova, il Mosè, la Lia e la Rachele della tomba di Giulio II. Nella critica vasariana, il culmine dell'arte di Michelangelo è rappresentato dal giudizio universale della Cappella Sistina, soprattutto per le sue dirette implicazioni sugli sviluppi del manierismo. Vasari ne lodava la perfetta descrizione anatomica, la varietà delle attitudini e dell'espressione di affetti e passioni, l'arditezza degli scorci e la resa scultorea dei volumi, ma soprattutto la finitezza. E oltre a ogni bellezza straordinaria è il vedere detta opera sì unitamente dipinta e condotta che ella pare fatta in un giorno e con quella fine che mai minio nessuno si condusse talmente. Il più grande complimento tributato all'affresco Sistino, dunque, è il paragonarlo a una miniatura. Il genere, ormai storicamente superato dalla capillare circolazione dei libri a stampa, ma che in quegli anni era tra i più apprezzati dai grandi committenti e collezionisti grazie allo straordinario talento di Giulio Clovio, non a caso definito da Vasari un piccolo e nuovo Michelangelo. Ricercatissimo per la produzione di lussuosi libri e raffinatissimi dipinti di piccolo formato su pergamena. Di questo argomento, cioè il problema del non finito, si era occupata Paola Barocchi in un suo saggio del 1958, quindi oltre 60 anni fa, intitolato Finito e non finito nella critica vasariana, tanto fondamentale quanto inspiegabilmente ignoto e ignorato dalla storiografia artistica fino ai nostri giorni. Per Giorgio Vasari, ma è così anche per i critici successivi, secondo la Barocchi, considerata in assoluto come categoria, e tanto più nel caso limite della perfezione michelangiolesca, l'imperfezione, o col sinonimo più familiare al linguaggio moderno, il non finito, sconcerta il biografo. In via teorica, secondo la Barocchi, l'unica accettazione da parte del Vasari riguarda le parti di statue di cui non sarebbe stata possibile la visione ravvicinata, per accrescere l'illusione ottica dell'indefinitezza degli oggetti lontani. In pratica, qualcosa di simile allo sfumato leonardesco.
La finitezza e la raffinatezza dell'esecuzione, tuttavia, non appaiono nell'estetica vasariana dei valori fini a se stessi, poiché l'eccesso di diligenza rischia di scadere nella pedanteria e nel vuoto di ispirazione. La Barocchi ha inoltre riconosciuto come, rispetto all'esaltazione del finito nelle opere giovanili del Buonarroti, il grandioso fenomeno del non finito nelle opere della maturità michelangiolesca veniva a costituire un problema tale da imporre al Vasari la massima prudenza, anche in considerazione del fatto che nell'estetica del Cinquecento finitezza equivaleva a perfezione. Se si torna un poco indietro, all'orazione funerale di Michelangelo, pronunciata da Benedetto Varchi durante le pubbliche esequie tenute nella Basilica di San Lorenzo a Firenze e pubblicate nello stesso 1564, si ritrovano, pure nell'assenza di interesse per il dato stilistico, le lodi per la perfezione formale della Pietà Vaticana. In ella sono tutte quelle finitezze, tutte quelle politezze, tutte le ingegnosità e tutte le maestrie e finalmente tutte le grazie e tutte le perfezioni che si possono desiderare più e maggiori in tutta l'arte della scultura. Per quanto attiene la pittura in particolare, dovremmo ricordare il giudizio sul Tondo Doni. Delle sue opere in tavola, questa è giudicata la più bella e la più compita, cioè compiuta. Così come Vasari, anche Varchi esprimeva ammirazione per le sculture della Sagrestia Nuova, nonostante il loro stato di incompiutezza. Le quali figure, sebbene in gran parte non sono fornite, non resta per questo che elle non siano la più bella cosa e la più vezzosa che si possa, non dico vedere con occhi, ma immaginare con la mente. Dopo le lodi alla sagrestia si trova il ricordo di altre sculture di Michelangelo, dall'Arca di San Domenico alla tomba di Giulio II, dai tondi giovanili all'Apollo David, per culminare nelle lodi del San Matteo, sebbene egli non è fornito. E aggiunge: gli schizzi di Michelangelo nella pittura e le bozze nella scultura mostravano e mostrano la profondità ed eccellenza dell'intelletto e ingegno suo. Quest'ultimo passaggio dell'orazione funerale ribadisce dunque e comunque la distinzione tra opera finita e non finita e innalza gli incompiuti di Michelangelo in relazione alle altrui opere, senza per questo considerare il non finito come una scelta espressiva. Se andiamo avanti nel tempo, troviamo la stessa idea a proposito della bellezza della Madonna Medici, nonostante la sua incompiutezza, nel Riposo di Raffaello Borghini, 1584. La Madonna non finita col bambino in collo, eppure di Michelangelo, il che ben dimostra per l'eccellenza sua. Ugualmente, nelle bellezze della città di Firenze di Francesco Bocchi, 1591, ma questa Madonna, ancora che fornita non sia, mostra in sé tuttavia sapere infinito e divina intelligenza. A ribadire il concetto che il non finito non aveva un valore estetico in sé, possiamo ricordare le lodi dello stesso Bocchi ai quattro prigioni incompiuti collocati nella grotta del Buontalenti a Boboli, che sono riferite non tanto al loro valore intrinseco di opere d'arte autonome, ma alla loro collocazione in quel contesto e al gioco di rimandi tra arte e natura. Quattro statue di mano del Buonarroto, fatte già per la sepoltura di Papa Giulio II, sono state in questo luogo collocate, e non senza vago e sottile intendimento, perché abbozzate con incredibile e meraviglioso artificio, mostrano queste figure con ogni sforzo di voler uscire del marmo per fuggire la rovina che è loro di sopra. Stupiscono gli artefici e quelli che sono intendenti restano confusi, come sia stato racchiuso in uomo tanto sapere
che con lo scarpello e con la mano, anzi con la gradina, rozzamente abbia cavati dal sasso corpi umani, i quali non finiti, né equivochi, ma naturali e veri si dimostrano. È di vero, più sono queste statue meravigliose in questa guisa, che se del tutto fossero incompiute, e più da migliori artefici sono ammirate, attese e contemplate, che se dal buon arroto l'ultimo artificio avessero avuto. Anche Filippo Baldinucci, nelle Notizie dei professori del disegno da Cimabue in qua, pubblicate a partire dagli anni Ottanta del Seicento, mostrava di apprezzare l'idea di porre i prigioni nella grotta, per l'originalità e la genialità dell'artificio e per il valore didattico dell'allestimento. Bernardo, dunque, volendo dar posto condecente a questi gran colossi, benché solamente abbozzati, seguendo anche in ciò la volontà del Granduca, che fu di farli situare in modo che potessero essere da ammaestramento a professori, giacché fu sempre universale opinione degli intendenti che il bozzare di Michelangelo avesse scoperto un nuovo modo per operare sicuro e non istorpiare i marmi sul bel principio. Risolvetesi a fare una spaziosa grotta nel giardino di Boboli. Ci mancherebbe il tempo a voler citare tutti i passi di questi o altri autori a proposito delle opere incompiute di Michelangelo. Quelli proposti finora mostrano con evidenza come fino a tutto il Seicento il non finito era un accidente e non una categoria estetica. E tale rimase l'idea nel Settecento, quando il gusto classicista imponeva raffinate ed estenuate finiture e una certa ruvidezza era considerata errore tout court. Quando dunque si è arrivati a considerare invece il non finito una categoria estetica, una deliberata scelta dell'artista portatrice di un significato? La Barocchi, nel saggio del 1958 che abbiamo già ricordato, aveva individuato il momento di svolta nella considerazione della scultura di Michelangelo negli scritti di John Ruskin. Con un deciso spostamento focale dalla psicologia alla tecnica, il Ruskin per la prima volta eleva il non finito a categoria estetica. Siamo nel 1852. Dunque, fino a metà dell'Ottocento, nessuno poteva pensare e ancora meno affermare che il cosiddetto non finito, riscontrabile anche in numerose altre opere scultoree di Michelangelo, è dunque un mezzo, assai vicino al gusto moderno, di cui l'artista volontariamente si serve, come abbiamo letto nel recente manuale curato da Giorgio Cricco e Francesco Paolo Di Teodoro. Sostenere che il non finito della scultura di Michelangelo fosse una scelta espressiva deliberata poneva però, come osservato dalla Barocchi, il problema del rapporto tra la sua opera pittorica tutta finita e quella plastica prevalentemente non finita. Risolto dagli artisti romantici come Delacroix con l'individuazione di un carattere pittorico della scultura michelangiolesca. E tuttavia, negli stessi anni, gli storici come Charles Wheaton e John Simons continuarono a leggere il non finito michelangiolesco come il risultato imprevisto e imprevedibile di fattori esterni. Solo agli inizi del Novecento, nella monumentale monografia michelangiolesca in 6 volumi di Henry Tode, Michelangelo und das Ende der Renaissance, 1902-1913, solo in questo momento il non finito è entrato nella trattatistica specialistica e non tanto in ragione di motivazioni stilistiche quanto esistenziali, filosofiche e religiose. Quanto detto fin qui potrebbe sembrare una questione tecnica iperspecialistica riservata al dibattito tra storici dell'arte. A me non sembra tale perché Michelangelo è oggi, ma non solo oggi, uno degli artisti più amati dal pubblico
per così dire generalista, passatemi la definizione televisiva, ma anche uno dei più studiati e imitati dagli artisti. Ed è davvero singolare come uno degli aspetti più ammirati e copiati sia proprio quello assolutamente alieno dall'estetica michelangiolesca. Vediamo dunque quali sono state le conseguenze più importanti dell'assioma del non finito sulla definizione del catalogo dell'artista. Tra le opere oggi più ammirate si trovano i disegni d'omaggio per Gherardo Perini, per Andrea Quaratesi, per Tommaso De Cavalieri e per Vittoria Colonna. Quello dei disegni d'omaggio o presentation drawings è un genere inaugurato proprio dal Buonarroti. Si tratta di disegni concepiti non come studi propedeutici per dipinti o sculture, ma fin dall'inizio pensati e realizzati come opere finite, più o meno dei quadretti monocromi su carta, per intenderci, destinati a essere donati agli amici più cari. Salvo rare eccezioni, questi disegni rimasero esclusi dal corpus di Michelangelo fino a tutti gli anni 60 del Novecento. E non erano espunti da studiosi di poco calibro, ma da pilastri della storia dell'arte, come Bernard Berenson, Paola Barocchi, Charles de Tournay. E venivano rifiutati nonostante fossero documentati come opera del Buonarroti già dalle fonti. I disegni degli Uffizi con teste ideali, maschili e femminili, sono da ricollegarsi a quelli citati da Vasari. A Gherardo Perini, gentiluomo fiorentino suo amicissimo, fece in tre carte alcune teste di matita nera divine, le quali sono, dopo la morte di lui, venute in mano dello illustrissimo Don Francesco, principe di Fiorenza, che le tiene per gioie come le sono. Al di là della testimonianza del Vasari, anche il dato collezionistico della presenza nelle collezioni Medice e quindi successivamente agli Uffizi dal 500 ad oggi mi sembra un elemento di non poco conto. Passiamo al bellissimo ritratto di Andrea Quaratesi del British Museum. La sua autografia trova conferma in una memoria familiare di metà 600, ovvero la nota apposta sul verso di una copia, ora agli Uffizi, eseguita da Carlo Dolci. Questo disegno è copiato dall'originale, quale in casa il signor Giovanni Quaratesi, ed è di mano di Michelangelo, e il ritratto d'Andrea De Rinieri Quaratesi, mio nonno. E questo è di mano di Carlin Dolci, fatto d'ottobre 1645. Buona parte dei disegni realizzati per Cavalieri è documentata in un altro passo delle vite. Gli fece molte carte stupendissime, disegnate di lapis nero e rosso di teste divine. E poi gli disegnò un Ganimede rapito in cielo dall'uccel di Giove, un tizio che l'avvoltoio gli mangia il cuore, la cascata del carro del sole con Fetonte nel Po è una bacanalia di Putti che tutti sono ciascuno per sé, cosa rarissima e disegni non mai più visti. Invece i disegni per Vittoria Colonna sono semplicemente citati da Vasari e descritti con dovizia di particolari da Condivi. Fece a requisizione di questa signora un Cristo ignudo quando è tolto di croce, il quale, come corpo morto, abbandonato, cascherebbe a piedi della sua Santissima Madre, se da due agnoletti non fosse sostenuto a braccia. Ma ella, sotto la croce stando a sedere, con volto lacrimoso e dolente, alza al cielo le mani aperte. Fece anche, per amor di lei, un disegno d'un Gesù Cristo in croce, non in sembianza di morto, come comunemente s'usa, ma in atto di vivo, col volto levato al Padre, e par che dica, Eli, Eli, dove si vede quel corpo, non come morto abbandonato cascare, ma come vivo per l'acerbo supplizio risentirsi e scontorcersi.
La relazione tra le fonti e le immagini è così stringente che davvero viene da chiedersi come sia stato possibile dubitare dell'autografia michelangelesca di questi capolavori grafici. Perché dunque è avvenuto? Perché uno stile così raffinato, una resa così meticolosa, la sensibilità del trattamento chiaroscurale, l'attenzione per i dettagli erano troppo lontani dall'immagine tormentata del genio del non finito. Ci furono anche delle voci fuori dal coro, come Johannes Wilde e Cecil Good, che fin dall'inizio degli anni 50 inserirono con decisione questi fogli nel corpus del Buonarroti. Ma fu necessario arrivare agli anni 70 per superare l'assioma del non finito nello studio dei disegni di Michelangelo. L'incredibile rifiuto di capolavori grafici, peraltro documentati dalle fonti, investì anche i modelli realizzati da Michelangelo per affidarli alla traduzione pittorica da parte di amici e collaboratori. A differenza degli altri artisti del Rinascimento, infatti, il Buonarroti non ebbe dei collaboratori stabili né organizzò una bottega. Lavorò principalmente in solitaria, rapportandosi talvolta, soprattutto per la pittura, non con giovani in formazione, ma con colleghi affermati, ai quali lo legavano principalmente un rapporto di stima e amicizia e la condivisione di un ideale estetico. Questi artisti furono Sebastiano del Piombo, Pontormo, Daniele da Volterra e Marcello Venusti. Tra gli amici collaboratori di Michelangelo, Venusti è praticamente sconosciuto ai più e anche quello meno noto agli storici dell'arte. Eppure ebbe una luminosa carriera a Roma nella seconda metà del Cinquecento, con commissioni di primaria importanza, possiamo citare le famiglie nobili dei Farnese, dei Cesi, dei Torres, dei Capranica, dei Salviati, dei Ghislieri, oltre che le principali confraternite religiose. E fu anche molto lodato dai contemporanei. Per esempio, nel 1578, giunto all'età di 65 anni, fu segnalato al re di Spagna Filippo II dall'ambasciatore a Roma Don Juan de Zúñiga, incaricato di cercare pittori da destinare alla decorazione dell'Escorial. Traduco all'impronta allo spagnolo, quindi tra tutti i pittori, ho preso informazioni su tutti i pittori, i romani considerano i migliori un Girolamo Muziano e un Marcello che qui vivono, però sono sposati e vecchi e non credo che verranno là. Il cardinale Granvelle, che poi è uno dei maggiori collezionisti del Cinquecento, apprezza molto Girolamo Muziano per la realizzazione di disegni e Marcello nel dare i colori e ritrarre dal naturale. Il motivo della moderna Damnatio Memoriae di Venusti è da ricercare nello stile di Marcello, tanto apprezzato invece dai suoi contemporanei, caratterizzato da un'estrema raffinatezza, dalla lucentezza smaltata delle superfici, dalla minuziosa resa dei particolari, dalla preziosità dei materiali, che sono sempre apparsi alla critica otto-novecentesca quanto di più lontano dallo stile del genio del non finito. Eppure, fin dall'inizio degli anni 40, Michelangelo aveva espresso pareri lusinghieri su quel giovane artista lombardo che studiava e riproduceva il suo giudizio universale appena rivelato all'umanità, come risulta da una lettera dell'ambasciatore mantovano a Roma Nino Sernini indirizzata al cardinale Ercole Gonzaga. Di nuovo, ricorda Vostra Illustrissima, che al mio ritorno di Costà trovai a sorte un giovine mantovano il qual ritrava l'opera nuova che ha fatto in cappella a Michelangelo, il quale, Michelangelo, intendo che ha avuto a dire che non conosce giovane di quell'età che non sia suo pari e che se farà grand'uomo, e sebbene me ne intendo, appare che avanzasse tutti gli altri che vi andavano. Al gabinetto dei disegni e delle stampe degli Uffizi si conservano due cartoni
eseguiti da Michelangelo per Marcello Venusti, l'Annunciazione e l'Orazione nell'Orto. Si tratta dei disegni che più a lungo sono stati rifiutati come opera di Michelangelo e attribuiti a Marcello, e ancora oggi qualcuno li inserisce nel corpus del Venusti. Eppure sono forse i disegni più documentati dell'intera Michelangelo. Ancora oggi ci sono degli storici dell'arte, soprattutto specialisti di Venusti, che rifiutano l'attribuzione a Michelangelo. Allora, documentati in che senso? Abbiamo una lettera di Daniele da Volterra a Giorgio Vasari. Vasari chiedeva a Daniele informazioni sui disegni di Michelangelo disponibili a Roma e Daniele risponde che certi disegni piccoli di quelle Nunziate e del Cristo che ora nell'orto, egli li aveva donati a Jacopo suo e compagno di Michele, se ve ne ricorda, ma il nipote, per donare qualcosa al duca, glieli leverà. Jacopo suo è stato identificato con Jacopo Rocchetti, Michele e Michele Alberti, e sono i due allievi e collaboratori di Daniele da Volterra, quindi insomma se Daniele scrive queste cose era ben informato. La descrizione e la presenza dei fogli nelle collezioni Medice sono una prova già forte per l'identificazione dei disegni. Ma a supporto di questa notizia si può citare un passo delle Vite Vasariane. Un'altra Annunziata, colorita pur di mano di Marcello, in una tavola della chiesa di San Giovanni Laterano, che è il disegno l'alduca Cosimo de' Medici, il quale dopo la morte donò Leonardo Buonarroti, suo nipote, a sua eccellenza, che li tien per gioie insieme con un Cristo che ora nell'orto. Quindi anche in questo caso una continuità di storia collezionistica è un elemento ulteriore per l'identificazione. Negare l'attribuzione a Michelangelo di questi disegni per i dipinti del Venusti significa non tanto negare il suo coinvolgimento in queste opere, ma negare tutta la produzione figurativa di Michelangelo dopo la conclusione della tomba di Giulio II nel 1545 e della decorazione della Cappella Paolina 1549. I raffinatissimi cartoni per Venusti non furono infatti un semplice divertissement dell'anziano artista, né un gesto paternalistico a favore di un giovane amico, ma furono una scelta formale, consapevole e determinata, perseguita attraverso un lungo studio, testimoniato attraverso un gran numero di disegni preparatori. Questo è il caso appunto del cartone, poi del dipinto di San Giovanni in Laterano, commissionato da Tommaso de Cavalieri. Qua abbiamo testimonianza appunto della genesi dell'Annunciazione commissionata dal Cardinale Cesi per Santa Maria della Pace, ma è anche il caso del tabernacolo con la crocifissione sempre commissionato dal Cavalieri, per il quale Michelangelo inventa le figure della Madonna e di San Giovanni Dolente da abbinare al Cristo crocifisso realizzato per Vittoria Colonna. Ma è anche il caso di altri dipinti di piccolo formato destinati al collezionismo e alla devozione privata, come appunto l'Orazione dell'Orto oppure la Cacciata dei Mercanti dal Tempio. La continuità di linguaggio tra le ultime opere monumentali di Michelangelo e i cartoni per Venusti può essere dimostrata da alcuni confronti. Appunto la Cacciata dei Mercanti dal Tempio, che è in continuità con il giudizio non solo per il gesto di Cristo, ma anche proprio per la funzione di questa figura che genera un movimento vorticoso di corpi intorno a sé. Vediamo come la Vergine Annunciata o la Madonna Dolente sono in continuità con la Rachele della tomba di Giulio II, come queste figure concepite
soprattutto in vista frontale, poi siano dotate di un intimo dinamismo, questo avvitamento sottolineato dalle vesti, che appunto sottolineano il movimento e la struttura del corpo. Infine, ultimi confronti, la figura del Cristo dell'Orazione nell'Orto o del San Giovanni Dolente mi sembra in profonda continuità con la figura, una delle figure, una delle tante, della crocifissione di San Pietro per la Cappella Paolina. Per tornare in conclusione al punto di partenza, ovvero le vite del Vasari, dobbiamo precisare che anche a proposito del lavoro di altri scultori, Donatello in primis, il biografo aretino non nasconde l'apprezzamento di parti meno finemente lavorate, soprattutto nella scultura monumentale, al fine di creare una vibrazione luminosa che una perfetta levigatura impedirebbe. Ma questo era appunto un espediente stilistico e molto limitato nell'estensione, che niente aveva a che vedere con quello che è stato etichettato come non finito nell'opera di Michelangelo, che appare invece come esito di incompiutezza e che è rifiutato dallo stesso artista con l'unica arma in suo possesso, la congiura del silenzio, operata sia attraverso la sistematica distruzione di disegni e bozzetti preparatori, sia attraverso l'attenta regia della vita di Michelangelo Buonarroti, pubblicata sotto il nome di Ascanio Condivi. Grazie per l'attenzione. È stata una conferenza splendidamente argomentata e sorprendentemente rivelatrice, o per qualcuno magari ha fornito delle conferme. E, a parte quel problema tecnico che la vita virtuale ci ha abituati, che sono sempre dietro l'angolo e che comunque si è risolto subito, diciamo, ci hai regalato davvero una splendida lezione su Michelangelo e su come è stato interpretato o mal interpretato. Io però a questo punto lascio la parola agli interventi del pubblico, sia ai nostri studenti oggi particolarmente numerosi e mi fa molto piacere, e sia agli ospiti esterni all'Accademia, della cui partecipazione sono a maggior ragione onorato. Prego. Se non c'è nessuno, intanto volevo chiederti se questo rapporto con Marcello Venusti, se secondo te quindi merita di essere ulteriormente approfondito, proprio per gettare una luce più adeguata sulla comprensione degli ideali estetici di Michelangelo. Sicuramente merita più attenzione di quella che gli è stata data finora. Devo dire che negli ultimi anni c'è stata proprio un'esplosione di bibliografia, di scritti su Venusti, e qui devo dire non tutti caratterizzati da grande rigore di metodo. Il problema appunto è quello che, avendo una fisionomia ancora poco definita sia nelle attribuzioni sia nella cronologia, il suo catalogo, diciamo, è diventato negli anni uno scatolone da trasloco in cui mettere o togliere pezzi. In questo il peso del mercato bisogna dire che ha giocato anche tanto, e quindi si è andati da un lato per accumulo, nel senso tantissime opere di stile diverso, chiaramente diverse anche all'interno di mostre, sono state presentate, affiancate tutte con la didascalia Venusti, semplicemente perché riprendevano dei disegni di Michelangelo. Dall'altro si è andati per sottrazione, nel senso che le cose più belle, proprio perché il corpus del Venusti era così
confuso. Allora, le cose più belle si è tentato di attribuirle a Michelangelo, quindi spostarle su Michelangelo, il che chiaramente ha avuto un effetto sugli studi, ma anche sulle quotazioni. Quindi è un problema spinoso. Io ci sto lavorando da un po' di anni, anche con altre persone, insomma, devo dire che il libro che tu hai citato, che è uscito nel 19, è stato una buona occasione per lavorare insieme ad altre persone, appunto, nel cercare di mettere un pochino di paletti sulla figura di questo artista. Perché senza un corpus definito, sia nelle attribuzioni che nella cronologia, si sta parlando di niente. Ho capito. Gerardo, scusa, magari mi inserisco io per lanciare qualche provocazione. No, intanto grazie Marcella per questa bellissima lezione, in generale per gli studi che da anni conduce, che insomma hanno portato a rivalutare personaggi, situazione Tommaso e Cavalieri, ma penso anche nell'interpretazione di artisti che mi stanno molto a cuore, come Giulio Clovio, insomma, in qualche modo la rivalutazione di un lato di un Michelangelo che anche in pittura persegue un'idea di forme pulite, levigate, rifinite, esula da un canone che effettivamente si è venuto consolidando da Ruskin in poi. Però, ecco, io sono un po' un profano, mi perdonerai Marcella, però ci sono delle cose che un pochino mi turbano. In che senso? E forse, come dire, Vasari non è del tutto sulla stessa lunghezza d'onda, perché o quantomeno è responsabile anche lui di avere inconsciamente indotto quello che poi l'età romantica ha tematizzato, perché comunque c'è una categoria estetica fondamentale nella storiografia vasariana che connota la terza età, che è proprio il rovesciamento della diligenza, che è una delle bestie nere, insomma, di Vasari. Come si concilia con questo, con questi apprezzamenti della finitezza, politura, eccetera? E giustamente, ecco, citavi in ultimo Donatello, il bozzato, no? Perché poi questo è il termine, la categoria, che non è tecnica, è estetica, insomma, e diventa una chiave di interpretazione di Donatello e di un Donatello che prepara la terza età, dove poi Vasari gioca con se Donatello Buonarrotizza o Buonarroti Donatellizza, insomma, cioè getta un'ombra di un Donatello dove però quell'estetica c'è. C'è magari, ecco, in termini molto ragionati e funzionali al punto della visione, e la pagina di Vasari sulle due cantorie, Luca della Robbe e Donatello, insomma, è la pietra miliare di questa costruzione critica, perché c'è un elogio senz'altro di Luca della Robbe, ma alla fine, come dire, al paragone, tanto più vive e pronte sono le figure di Donatello, ma per quella strategia per cui quando ti avvicini vedi che sono bozzate, che non sono ben finite, ti allontani e sono più vive. È chiaro che con in mente quella categoria e quella predilezione che leggeva la terza età come prestezza, sprezzatura, furia, insomma, allora è una camicia di forza in cui per forza questo lato di Michelangelo non poteva che essere travisato. Cioè, voglio dire, la radice è in Vasari stesso, ecco. Certo non in Condivi, ma in Vasari, cioè non possiamo imputare solo a Ruskin l'avvio di questo. E comunque rimangono dei paradossi che naturalmente non diminuiscono la grandezza titanica di Michelangelo, però ci fanno meditare su quanto sia forzato lo schema vasariano, nella misura in cui facciamo di Michelangelo il paradigma di tutta la terza età e la maniera moderna. Forse c'è un rapporto ambivalente, no? Cioè, ci sono delle cose che ci turbano, ma come faceva, voglio dire, Bugiardini a essere uno dei suoi pittori, no? Eppure non era solo una questione d'amicizia, evidentemente,
cioè la furia e la prestezza non piacevano a Michelangelo, ecco, e voglio dire, e non so cosa avrà pensato di Parmigianino, dell'ultimo Parmigianino e avanti, per non dire, ecco, cioè ci sono tanti interrogativi che si affollano, che vanno al di là, ecco, della comprensione di quella cerchia, di quella situazione, ma che a livello proprio di storia critica d'arte ti pongono degli interrogativi grossi, cioè quanto la costruzione storiografica vasariana ci abbia consegnato in Michelangelo il punto di arrivo e quindi la chiave di volta e quindi la chiave di interpretazione di tutto il Cinquecento, con una forzatura macroscopica rispetto a quella stessa grande maniera che Vasari apprezzava, e quella sprezzatura a cui lui tributava poi il massimo dell'apprezzamento. E ci sono dei paradossi, insomma, delle contraddizioni, in Vasari, ecco, voglio dire, ma anche nella nostra costruzione critica del Cinquecento, che deve fare i conti in maniera molto dialettica con Michelangelo in tutto il corso delle sue stagioni, ecco, perché appunto quando uno considera anche, adesso ho citato Bugiardini, ma in fondo anche Sebastiano del Piombo, Daniele da Volterra al massimo, cioè è un filone molto particolare, no, della maniera cinquecentesca, insomma pone un sacco di interrogativi, scusate se ho affastellato un po' di considerazioni anche un po' confuse, ecco, forse, però sono un po' siccome all'inizio Marcella hai detto che appunto volevi lanciare delle provocazioni, mi sembrava giusto inserire anche degli elementi così di riflessione dialettica, ecco, diciamo. Proprio perché voleva essere una provocazione, come ho detto all'inizio, sono andata un pochino pesante con, come dire, con le affermazioni. Chiaramente la realtà non è mai così, così netta. Quello che mi premeva sottolineare soprattutto era il fatto che si attribuisce a Michelangelo qualcosa che non gli apparteneva o che gli apparteneva solo in parte, perché la scelta di lasciare delle parti non rifinite è non significa appunto quello che troviamo nei manuali, che quello era il suo linguaggio e che era un linguaggio carico di valenze filosofiche o religiose. Quindi questo era quello, insomma, su cui volevo portare l'attenzione, appunto andandoci pesante. Poi anche Michelangelo, per quanto fosse perfezionista, per quanto amasse le forme finite, ci basta guardare soprattutto i grandi affreschi da vicino, come abbiamo visto in occasione dei restauri, per vedere come anche lui giocasse con questi aspetti, cioè il fatto che la visione a distanza gli permetteva di come dire, lasciare delle parti meno rifinite o comunque esprimersi per masse, non per dettagli. Quindi insomma, chiaramente questo tema apre un dibattito che investe tutto il Rinascimento, appunto da Donatello fino alla fine del Cinquecento. Anch'io lo trovo particolarmente stimolante questo tipo di dibattito, perché poi ci spinge anche a interrogarci su quello che è il rapporto tra appunto le intenzioni dell'artista, quindi come Michelangelo, sulla base di tutte le testimonianze che tu ci hai sapientemente elencato, quello che poteva realmente pensare, quindi per lui l'opera era compiuta se era finita. E d'altra parte però quella che di solito si chiama l'autonomia dell'opera, che viaggia per conto suo anche indipendentemente o contro la volontà dichiarata dell'autore. E quindi tutte queste opere non finite si sono rivelate poi un potentissimo motore di
di ideali estetici, dei generatori di correnti. Non ha fatto in tempo a distruggerle. Esatto, non ha fatto in tempo a distruggerle e per nostra fortuna. Cioè, tutta l'idea, quantomeno da fine Settecento in poi, insomma, del romanticismo, del rovinismo, del frammento, cioè, quanto Michelangelo sia stato gigantesco per questo. Quindi l'opera è forse più forte dell'autore stesso, almeno delle sue idee che possiamo ricostruire, si potrebbe provare ad arguire. Sono arrivata a questo discorso dalla partendo dalla fine, non dall'inizio, chiaramente. Fino a che non ho iniziato a scrivere il libro sulla mania di figure piccole, non avrei mai pensato di scrivere un paragrafo sul non finito, ma assolutamente, perché... E che poi se devi capire come funzionano i quadretti di Clovio o i quadri di Venusti, questo problema te lo devi porre. C'entra, perché la prima domanda, quando ho presentato questo progetto, mi è stato detto: cosa c'entrano queste cose con Michelangelo? E quindi, dovendo rispondere, sono partita appunto dalla fine, da questi cartoni, da questi disegni, per cercare un senso all'interno dell'opera di Michelangelo. E al di là poi delle categorie estetiche e della storia, insomma, dell'impatto delle vite vasariane, comunque... La cosa importante che non si considera abbastanza è il fatto che a partire dagli anni 50, ma anche prima, Michelangelo si esprime in questo modo attraverso questi artisti. Molti manuali, ma molte monografie chiudono la produzione figurativa di Michelangelo al 1549. Finita la Paolina, Michelangelo si occupa solo di forme astratte, di architettura, o pensa alla propria tomba. Ecco, almeno questo mi sembra. Michelangelo continua a produrre figure in ogni forma, pittorica e scultorea, fino all'ultimo giorno della sua vita. Anche questo è interessantissimo, e lo dico soprattutto ai nostri studenti, ci insegna come anche di un artista di cui si potrebbe superficialmente pensare che è stato già detto tutto il contrario di tutto, invece oggi abbiamo imparato come ci siano tantissime miti da sfatare, cose nuove da scoprire, quindi c'è tantissime strade da percorrere. Chiedo se ci sono altri interventi. Mi sentite? Sì. Giovanna Ragionieri, dunque due cose. Uno, avendo io insegnato al liceo fino a pochi anni fa, sono stata molto stimolata dalla parte introduttiva sui manuali, anzi, siccome ancora ne conservo molti in casa, completerò e se Marcella fa piacere vi manderò anche dei testi, perché ho usato vari manuali, ho lavorato un po' nel settore, ovviamente non scrivendo le parti su Michelangelo perché non sono esperta, però ho sempre visto nell'insegnare e nel porgere questo argomento del non finito e una difficoltà molto forte che poi si traduce anche in una difficoltà, ma anche pesantezza a volte del dettato dei testi, dei manuali. Ovviamente Marcella ha scelto quelli che molto più probabilmente saranno stati anche letti e conosciuti dagli studenti dell'Accademia, perché sono i più diffusi, quindi e a volte vengono recuperati anche quelli più vecchi dai docenti, presentati, considerati dei modelli, per cui mi sembra che abbia scelto sicuramente degli esempi adatti, perché sono quelli su cui effettivamente gli studenti di oggi hanno costruito le loro conoscenze. E però credo che accenti diversi, guardando un po' in giro tra i vari testi, si possano trovare. E di questo parleremo magari più avanti, parlerò del materiale. Invece volevo sapere, fra i ricordi che ho di cose che so su Michelangelo, è anche questa riscoperta settecentesca invece nella cultura inglese, cioè prima di Ruskin, sia una riscoperta letteraria, sia da parte di artisti, Reynolds o altro. E in queste componenti della cultura invece non c'è interesse per il non finito?
non me lo ricordo o non l'ho mai saputo. Ti devo dire sinceramente che non sono andata a leggermi tutti, ma tutti i testi, ma solamente Barocchi parte dal Ruskin. Parte da Ruskin. Io ho cercato, parte prima. La Barocchi parte dal Vasari. Io per brevità e nei limiti di questa presentazione mi sono concentrata sulle fonti, sulla trattatistica più usata, più nota in Italia e quella che ha formato la nostra poi fisionomia di storici dell'arte. Chiaramente gli esempi da considerare erano tanti, anche per quanto riguarda i testi moderni, chiaramente non sono andata a citarli tutti, ma solamente quelli che hanno segnato in qualche modo una svolta. Da questo momento in poi è cambiato qualcosa. E quindi per dire quelle figure tipo Simons che sono a metà tra storico e storico dell'arte nella fine dell'Ottocento appunto inglese che comunque hanno influito molto sulla storiografia artistica perché la sua vita di Michelangelo ha avuto tantissime edizioni anche in tempi abbastanza ristretti. Ecco, in questi scritti non c'è nessuna attenzione per il non finito. Sarà che l'interesse era in quell'epoca, insomma nell'Ottocento, poi soprattutto con la pubblicazione degli scritti di Michelangelo, perché poi un altro discrimine è quello, la pubblicazione prima delle rime e poi delle lettere, con Guasti e Milanesi. A quel punto si scoperchia il vaso di Pandora, perché tutto si quello... Si crede di avere accesso all'uomo. È quello che avevano detto i biografi fino a quel momento... E non tornava più tanto. A quel punto diciamo che la storiografia artistica si concentra soprattutto sulla biografia, non sugli aspetti stilistici. E quindi per una visione complessiva dell'artista che tiene conto di queste nuove scoperte filologiche, poi dobbiamo arrivare appunto a Tode. All'inizio del Novecento. Scusa se intervengo nuovamente, ma volevo chiederti se non hai avviato una riflessione, adesso questo magari potrebbe portarci molto lontano, però anche con Leonardo probabilmente c'è un problema non tanto dissimile, cioè il non finito, che so, dell'adorazione di Scopeto è accidentale, però di fatto uno dei modi, credo che anche lì forse a indagare la divulgazione, la manualistica, si troverebbero ecco, delle interpretazioni, no? Delle chiavi di Leonardo che modernizzano, vedendo appunto anche un'interpretazione psicologizzante, no? In qualche modo, partendo da opere come l'adorazione di Scopeto, che è clamorosamente non finita per ragioni accidentali, ecco, ma che non è una categoria estetica o critica affidabile. E in qualche modo sono, perché poi tu dicevi in pittura invece è sempre finito, poi in realtà no, anche la Madonna di Manchester, la Pietà di Londra, ormai insomma sono per tutti opere, mi sembra, no? Recuperate a Michelangelo e sono accidentalmente non finite, ecco, quindi c'è evidentemente sia in Leonardo che in Michelangelo una ansia di perfezione, un rovello tecnico, no? Che hanno portato a degli incidenti, potremmo dire, o comunque sì, delle pagine nere che ci sono state consegnate e hanno insidiosamente poi suggerito, ecco, delle chiavi di interpretazione globale molto fuorvianti effettivamente. Però ripeto, quello che mi intriga è che poi c'è effettivamente una categoria estetica di non finito,
che allora la cosa che è divertente, effettivamente, queste cose che tu hai estrapolato poi leggono in chiave sostanzialmente, come posso dire, neoplatonica, no? Cioè il contrasto tra l'anima e la materia, no? Cioè è quella la chiave interpretativa. Ma la sprezzatura cinquecentesca, invece, è quanto, adesso faccio un po' delle generalizzazioni un po' brutali, insomma, ma è la bravura del mestiere che è l'opposto dell'artista tormentato dall'invenzione, come Michelangelo, in fondo, e anche Leonardo, insomma. Esattamente l'opposto, è chi ha facilità e che sprezza, e che a quel punto il non finito, ma non finito in tutt'altro genere, insomma, che poi insomma caratterizza tanti artisti, soprattutto i veneti in tarda età, Tiziano, Bassano, quello che vuoi, non, ma diventa insomma qualcosa di completamente disancorato, ecco, da questa interpretazione della invenzione che prende forma in maniera tormentata, faticosa, eccetera. E quindi sì, ci sono tanti miti storiografici che probabilmente a partire da questi tuoi ragionamenti possono, dovrebbero essere affrontati. Ecco, però ecco la mia domanda, magari ecco, in rapporto a Leonardo, perché anche ecco, questa lezione che abbiamo avuto l'altro giorno, a cui poi non sono riuscito a invitarti in tempo, della Carmen Bambach, e uno degli aspetti interessanti del suo lavoro è la rivalutazione di alcune teste di Leonardo molto finite come autografe e della maturità di Leonardo, e che non erano, credo a lei abbia ragione, ma insomma non erano state capite proprio perché erano inconciliabili con uno stereotipo di Leonardo che i cui disegni, specie a parte la fase giovanile verrocchiesca o quello che vuoi, insomma hanno sempre il carattere dell'immediatezza, e perché non invece degli studi di teste così finiti, ecco. Quindi c'è indubbiamente una ricaduta filologica molto insidiosa, anche a livello attributivo, però mi affascina anche questo aspetto interpretativo che in relazione alla categoria estetica di sprezzatura cinquecentesca che probabilmente diciamo è incarnata da altri artisti, ecco, che sono insomma quella maniera moderna circoscritta da Sherman, insomma, che è più Parmigianino e Salviati, magari, insomma, che non Michelangelo e i suoi, ecco, no? No, questo discorso dell'attribuzione, cioè di Leonardo non ci penso neanche. No, è molto interessante il parallelo che hai fatto e sicuramente davvero meriterebbe uno studio comparato e parallelo, però già mi basta tentare di gestire la bibliografia michelangiolesca, quindi... Però appunto il discorso delle attribuzioni, quello che hai detto tu, ancora non ho visto la lezione, a proposito dell'attribuzione a Leonardo di cose finite che era considerata appunto un tabù. E per Michelangelo io l'ho detto, ma l'ho detto citando Wilde e citando Gould, quindi sto parlando di tre saggi pubblicati tra il 1949 e il 1953. Quindi il problema di attribuire o meno i disegni finiti appunto a Michelangelo è un problema che ormai ha 60-70 anni e però genera ancora problemi e quindi evidentemente anche per Leonardo è la stessa cosa. Quanto il nostro pregiudizio, l'attribuzione poi dipende sempre dalle idee che ognuno ha di un artista ovviamente, però è la nostra idea basata sull'esperienza, sulla conoscenza dell'agire di questi artisti o è l'idea che ci portiamo dietro per una tradizione? Per Leonardo appunto non posso giudicare, però per Michelangelo tra il mito del non finito e quello del neoplatonismo, su cui appunto non mi voglio proprio esprimere, se no... Ecco, hanno creato tutta una serie di problemi nella ricostruzione del corpus.
e della, e quindi della valutazione dell'artista e dei suoi rapporti con i contemporanei, perché anche questo mito di Michelangelo solitario che non si confrontava con nessuno è vero fino a un certo punto. E quindi nel momento in cui lui si confronta con gli altri, c'è un rapporto alla pari, c'è un rapporto da allievo maestro, cioè ci sono delle dinamiche che poi, come hai detto tu Andrea, portano a un determinato filone della storia dell'arte, non sono semplici rapporti di amicizia, perché se noi andiamo a vedere soprattutto Sebastiano, Daniele e Venusti, c'è una linea di continuità proprio stringente nella resa, nel gusto, ma anche in alcuni caratteri, anche tecnici. Per esempio, sono tre artisti, e non tra i tanti, a metà Cinquecento, che sperimentano le tecniche. Sono tre artisti che dipingono su pietra. E qui entriamo non solo nella sperimentazione tecnica, ma entriamo anche nel dibattito del paragone, il rapporto appunto tra pittura e scultura. La pittura su pietra era un pochino questo è un tentativo di rispondere a questo. Sarà un caso, non lo so, però queste collaborazioni di Michelangelo sono tutte su questa linea. Quindi, come dire, guardare con un occhio il più possibile obiettivo a queste collaborazioni, quindi ammettere già che ci sono state e che sono state collaborazioni, potrebbe aiutare anche a valutare meglio il problema del paragone, il rapporto tra pittura e scultura a metà Cinquecento, per esempio. Temi interessantissimi, ci sarebbe da fare un intero ciclo di seminari. E poi, per carità, Venusti, pittore quanto mai interessante, ma insomma, a cospetto dei disegni di Michelangelo, no, qualunque traduzione poi sembra comunque impallidisce, diciamo. Va bene, allora io ti ringrazio tantissimo ancora, a nome non solo mio personale, ma insomma di tutta l'Accademia, ci hai davvero incantati, speriamo di poterti avere presto a Carrara, così sui luoghi di Michelangelo, di andarci fisicamente insieme e magari anche di riproporre queste questioni, questi temi così avvincenti che ci hai raccontato oggi. Ringrazio anche tutti coloro che hanno seguito la tua conferenza, sia appunto i partecipanti interni dell'Accademia che gli esterni. Ci fa molto piacere che questo ciclo stia incontrando appunto dei riscontri significativi. La conferenza, lo ripeto, verrà registrata e prima o poi la renderemo anche disponibile sul sito dell'Accademia. Quindi ci ho detto, grazie ancora e un saluto e un ringraziamento a tutti.